Il Toro minuto per minuto, seguiamo la partita Torino-Grosseto insieme a voi con il commento di Carlo Nesti, in studio anche Franco Costa, allo stadio abbiamo sentito le anticipazioni di Nicola Gallo. Carlo, la partita sta per iniziare. Sì, c'è tempo per confermare questo schieramento del Torino, il 4-4-2, Rubinho in porta, ribalta Ogbonna di Cesare Zavagno in difesa, Lazarevic, De Feudis, Budel, Gasbarroni a centrocampo, Bianchi e Antenucci in attacco. Il direttore di gara è Massa, coadiuvato da La Rocca e Longo. Intanto apertura che è stata effettuata da Gasbarroni per Ribalta, poi davanti per Antenucci, quindi per Lazarevic, ancora Antenucci. Siamo al vertice dell'area, si infila molto È bene l'area di gol! rigore, aveva superato tre avversari, si è allungato leggermente il pallone al momento di concludere di sinistro. Però, ripeto, continuano i buoni segnali da parte del Torino e anche da parte di Antenucci, che è un giocatore, sicuramente rigenerato rispetto alle prime partite. Siamo al 12° minuto, seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. La rincorsa credo che sia proprio di un ex Mora, adesso 31enne, purtroppo per un brevissimo periodo soltanto nel Torino. La battuta, il pallone in area, il pallone, c'è stata una grande fatica Grande, da parte di grande, Rubinho. Attenzione Cacciagnacchi, perché grande, questo è sicuramente un episodio sul grande. quale il Grosseto poteva passare, però su colpo di testa, credo forse o di Tazzidis o di Immobile, anzi Sforzini, Rubinho, era Sforzini, una grandissima deviazione, grande ragazzo, assolutamente molto grande. difficile di Rubinho. Spero che l'applaudano, Grande parata, davvero, però mamma mia. pericolosissimo il Molto pericoloso. Grosseto, Ve l'ho molto detto, aggressivo. detto che è pericolosa questa partita. È partito male il Toro. È partito Speriamo male. recuperi perché siamo solo all'inizio. Allora, Gasbarroni che mette giù il pallone, posizione di ala sinistra, prova il tiro! È stato bravissimo Gasbarroni, è bravissimo purtroppo per il Torino Narciso, all'altezza dell'incrocio dei pali, ha respinto il pallone. Questa è dopo 28 minuti la prima palla gol per il Torino. Meno male, speriamo che rompa il ghiaccio la formazione granata. Tra l'altro con un tiro di uno che non è abituato a trovare lo specchio della porta come Gasbarroni e adesso sta manovrando il Grosseto. Poi ne riparliamo. Apertura di Budel per Lazarevic, punta l'avversario Chiesante, cross perfetto di Lazarevic. Questo era un cross esemplare e dobbiamo registrare il fatto che Lazarevic sta entrando veramente in partita, comincia a saltare l'avversario. Qui era un cross esemplare, poi ci prova Gasbarroni, questa volta non altrettanto bene, pallone respinto, ancora in mezzo per De Feudis, un muro davanti a loro, Lazarevic in area, il tiro esterno della Porca rete, puttana. da Budel a Lazarevic, credo di avere coperto la parolaccia legittima di Franco, il pallone sull'esterno Non della è un'offesa, rete. non è un'offesa. Era un'espressione che anch'io avevo nel cuore, Lazarevic, esterno L'ho della interpretata, l'ho rete. Proprio interpretata. esterno della Esterno rete, in della rete. pieno. Che peccato, però ripeto, la chiave è veramente come ad Ascoli era stata Gasbarroni, adesso è Lazarevic. Rimessa in gioco di Petras e arriva il fischio del direttore di gara, vi ricordo Massa. Coadiuvato dalla Rocca e Longo, 0-0 fra Torino e Grosseto alla fine del primo tempo. La partita molto aperta. Non credo che finirà 0-0. Mi auguro che il Torino non finirà 0-0, perché tanto il Torino non può accontentarsi del pareggio. A questo punto non puoi portare a casa e essere contento. Siamo addirittura d'arrivo, devi fare lo sprint a costo di rischiare di perdere, però devi giocartela fino in fondo. Io aggiungo per i nostri spettatori che chiaramente non hanno visto la partita, abbiamo cercato di raccontarla noi, una cosa appunto che non avevo detto nel primo tempo, nel senso che questa è la classica partita che, e io mi auguro tanto, conoscendo la forza dell'attaccante, sapendo che ha segnato per il momento 15 gol in campionato e 52 da quando gioca nel Torino. È la classica partita che so che farà arrabbiare un pochettino qualche dirigente del Torino da parte di Rolando Bianchi, perché questa è la partita nella quale Bianchi purtroppo, d'accordo, non riesce a segnare, non si può segnare sempre, però è anche regolarmente sovrastato dai difensori centrali Sì. avversari, cioè non riesce sui lanci a tenere palla, a fare salire i compagni, o viene anticipato o la perde. E so che questa era uno dei motivi per i quali Laerda aveva preso tempo fa, prima di essere esonerato, una decisione
molto impopolare quando per una domenica l'aveva lasciato in panchina e l'aveva escluso. Sì. Però Bianchi è chiaro che è un giocatore che devi lasciare in campo fino alla fine, perché in questa squadra pensate che 22 punti su 44 si debbono a gol decisivi di Bianchi, cioè la metà dei punti del Torino derivano da gol di Bianchi, quindi Bianchi anche se non è in giornata lo devi lasciare fino alla fine. Visto che aveva portato buono con l'Ascoli, facciamo una cosa, prego Franco di eccitarsi un pochettino, naturalmente in senso sportivo, non vorrei che la gente pensasse, diciamo. Non sono ancora eccitato, ti devi eccitare. Perché Franco non si agita, lui si accende. Non so se avete notato, Carol dice agitarsi, io ho detto eccitarsi due volte, mi ha corretto. Io sto cercando di interpretare quello che pensa... Ci vuole il gol per Franco Costa. Franco Costa reagisce ai gol del Torino. Bisogna attaccare, perché guarda, non sta giocando male il Toro, eh. Attacca ancora il Torino, Antenucci. Alza la testa. C'è riuscito Gasparroni. Gasparroni all'interno dell'area, poi De Feudis, poi l'apertura ancora per Lazzare, vice in mezzo. Bianchi ha finalmente concluso il pallone sopra la traversa. Vedi che ti devi agitare. Abbiamo visto Rolando Bianchi. Sì, piedino sbagliato, però è Bianchi. Ma vedi che Franco però è stato un tentativo. Franco, devi fare qualcosa. Sto studiando, sto cercando di interpretare la partita, sto studiando quello che deve fare Lerd. Porta un senso positivo. Scrivigli una lettera, caro Lerd. No. Falli stare alti. Che non rinculino, perché scusate il termine, ecco, ma così è. Falli stare alti, alti, testa alta e state alti. Antenucci, posizione di ala sinistra, costretto a fermarsi, il servizio, eccolo qua, Lazzare dice solo! No! Ecco, no. Queste sono le cose che non sono ammessi. I brocchi non sono ammessi. Lazzarevic ha tutto, ma non ha davanti il tiro alla rete. Porta, non un tiro altissimo. Diciamo ai nostri ascoltatori, Lazzarevic solo davanti al portiere, leggermente decentrato sulla destra, il pallone che rimbalzava davanti a lui, e purtroppo lì si tratta di avere freddezza, naturalmente, poteva anche addirittura stoppare tra l'altro la palla. Avrebbe avuto il tempo, però Lazzarevic purtroppo 20 anni queste cose non le sa ancora fare, ne sa fare tante altre ma non questa. Budel intanto la sua apertura, una possibilità per gol! Antenucci l'ha buttata dentro! Antenucci l'ha buttata dentro al trentesimo! Se il Torino riuscisse a vincere questa partita sarebbe molto importante! Molto importante! Antenucci l'ha buttata dentro, quarto gol del Torino, vai Franco! Ah no, a forza di picchiare, ho detto è il momento! E quando è il momento, è il momento. È stato Franco, bravissimo De Feudis, perché era in area, ha effettuato la rifinitura, l'assist per il tiro di Antenucci, lo ha visto smarcato e ha segnato alla mezz'ora. Adesso, calma. Non facciamocela sotto come facciamo sempre, continua ad attaccare, non aspettarli in difesa, tieni alto il baricentro e anche il Torino centro. Non te l'aspettavi neanche, Carlo, non l'ho detto mai in trasmissione, ma a un certo punto avrei sottoscritto anche il pareggio, perché comunque il Grosseto mai. Fa paura e continuerà a farmi paura in questo finale, per cui naturalmente godo ancora di più, se è possibile usare questo verbo. Però il Torino adesso, naturalmente, come diceva Franco, non si deve spaventare. Ha regalato un pallone agli avversari, proprio in questa circostanza. Buona, guidali tu! Intanto un pallone per De Feudis! No, questo era il replay, chiedo scusa. Ha ingannato tutti, perché... Ci siamo esaltati, perché era strano, mi sembrava uguale l'azione. È finita! Seconda vittoria consecutiva del Torino, che sale a 47 punti. Torino 1, Grosseto 0, trentesimo secondo tempo, rete di Antenucci. Ripetiamolo, seconda vittoria consecutiva, ritorno di Lerda sulla panchina, seconda vittoria consecutiva per il Torino. Sì, adesso possiamo anche dirlo che noi abbiamo tutti e tre come segno zodiacale il Toro e portiamo buono al Toro. Io lo dico soprattutto
dicevo soprattutto a un mio amico che ha giocato a pallone con me venerdì, che aveva detto delle cose un po' così, hai visto il Toro è la seconda volta che vince, e ti mando un bacio. E invece stasera sono tutti sbalorditi, e quello che mi piace più stasera è sapere che i bambini tornano a casa con la bandiera granata. Sì, anche perché insomma come... mi sembri Papa Giovanni quando dici queste cose domani qua. È come abbiamo già detto, quando tornate a casa, date una carezza e una bandiera granata ai vostri bambini. Domani è l'anniversario.